Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della Gang del Tubo. Io sono Enzo e oggi ci ritroviamo sul gioco di carte collezionabili dei Pokémon online. Quella di oggi è una piccola sfida personale, se vogliamo. Chiunque stia guardando si è infatti imbattuto in quella che viene definita la scelta più ardua della nostra infanzia, la scelta dello starter, ovviamente. Il gioco di carte collezionabili dei Pokémon online mi permette di dribblare questa scelta e di creare un mazzo con tutti gli starter, ovviamente nella loro versione X, il che rende comunque quella che andiamo a vedere oggi una vera e propria sfida. Come potete vedere, il deck fa proprio schifo, i numeri parlano al posto mio. Quella che mi propongo è la sfida di vincere con lo Starters Starter Pack, ossia il nome che ho dato a questo mazzo, almeno una partita. Vediamo se ci riusciamo. Ovviamente è meglio iniziare, come per la maggior parte dei deck che vengono utilizzati, però inizi la prima vera sfida. Ok, il casco sonoro, perfetto. Comunque, la prima vera sfida consiste nel pescare una mano non perdente, quindi nemmeno un Pokémon base, che arriva in questo momento. Quindi due Venusaur, che ovviamente vengono accompagnati da due versioni mega evolute. Almeno queste. Inoltre abbiamo un comparto di energie non proprio da buttare in questo momento, possiamo tenerci soddisfatti. Un altro scambio che ci sa, con cui facciamo ben poco. Spero di pescare un platano, quello che... Ok, Birch, perfetto. Potremmo usarlo subito, però a dir la verità la doppia incolore la vorrei usare, quindi aspettiamo un turno. Sarà dura. Come vedete, un deck del genere vince soprattutto, anzi soltanto, oserei dire, se la fortuna gira. Altrimenti è proprio... Questa fune di fuga ci fa poco e nulla di danno, ovviamente. Si potrebbe quasi... no, potremmo quasi aver vinto la partita, ma credo di no in realtà. Si usa schiacciamento, a maggior ragione no. Cioè, se, o meglio, se usa schiacciamento ed esce testa, è uscito croce. Vediamo un po' se questa cosa può essere buona. Potrebbe esserlo. Però, oddio, gli scambi, vabbè, usiamolo subito lo scambio. Se non l'avessi usato subito potevo sperare un Elisir Max. Ma, ovviamente, niente. Croce, lettera del prof. Oddio, fermi tutti. Ok, c'entra un altro Birch che è buono. Potrei o scegliere di attaccarlo oppure usare subito Mega Venusaur, che posso caricare perché la lettera del prof mi fa tirare sull'energia che mi serve. Lo facciamo? Lo facciamo, ma giusto per lo sfizio di... Esce testa, quindi non abbiamo vinto perché non possiamo schiodare Killadin così facilmente, però... No, in realtà servono altre due energie, quindi comunque non potevamo attaccare, non me ne ero accorto. Vabbè, noi Birch lo usiamo lo stesso. Esce testa, sono commosso, non è mai successo. No, l'Elisir Max non lo voglio sprecare per il semplice fatto che... energie erba sono poche e ci servono per il Venusaur che abbiamo in campo, per il Mega Venusaur che abbiamo in campo. Come vedete è la sfida proprio come tale, nel senso che in effetti è veramente veramente complicato riuscire a caricare un attacco, specialmente di una forma mega evoluta. Speriamo che non faccia RG, perché lo fa, c'era anche entrata l'energia quindi avevamo vinto comunque. Però non mi ritengo soddisfatto, vorrei vincere mettendo a segno almeno un KO. Quindi seconda sfida. Ok, come al solito sono fortunato con la moneta, è l'unica parte del gioco che mi dà soddisfazioni da questo punto di vista. E non solo, l'avversario ha un mazzo di fuoco e noi abbiamo un Blastoise X. Abbiamo iniziato discretamente. L'unico vero problema è che non abbiamo energie e questa è una cosa che è all'ordine del giorno, si potrebbe dire. Allora, io potrei o utilizzare subito Anemone per mettere l'energia vicino a Blastoise, oppure caricare qualcuno in panchina. Iniziamo così. Peraltro mi sono accorto che Anemone è una carta quasi inutile per questo deck. Quindi finché ce l'abbiamo la usiamo. Ne ho messe due se non mi ricordo male. La decklist non l'ho fatta vedere perché mi sembrava un'assurdità, visto che alla fine
potete avere idea di cosa ci sia dentro, e comunque non è un mazzo competitivo che porta qualcuno a volerlo emulare. Quindi poi nel caso qualcuno fosse interessato, volentieri lo posso far vedere. Qui l'avversario decide di rompere le uova nel paniere, scartandoci l'energia. Ne abbiamo un'altra per fortuna. Inoltre abbiamo Poké Fan Club, con cui tiriamo su un altro Blastoise. A questo punto è Venusaur. Il Silmax però lo usiamo su Venusaur se c'è modo. E c'è modo, perché appunto ci sono energie a malapena per un Blastoise, figuriamoci per due. Per farvi capire proprio il degrado. E peraltro non ci sono, se non mi sbaglio, carte per riprenderci quelle energie che ci sono state tolte proprio dal gioco. Quindi male, molto male. Vediamo un po', 80 di vita. Potrei rassegnare a Venusaur, che sarebbe una cosa rischiosa sostanzialmente, oppure fare questo. Io preferisco. E ci va bene, diciamo ci va bene. Però o attacchiamo con Rapigiro, cosa che potrebbe essere buona, oppure... Vabbè, dai. È proprio uno schifo. Ah, è debole all'elettro, non me ne ero manco accorto. È quello che mi aveva spinto ad attaccare, il fatto che fuoco era debole all'acqua, invece giustamente Fletchinder e la linea evolutiva debole all'elettro, quindi facendo quindi preponderare la parte volante della combinazione di tipi di questa linea evolutiva. Vabbè. Ok, siamo fortunati, c'è un altro Professor Birch. Testa, ti prego. Ok, molto bene. Allora, posto allenatore, vediamo un po'. Sì, prendiamo un altro Professor Birch, lo usiamo al turno successivo. Anche se onestamente sono indeciso. Vabbè, facciamo così. Non regaliamo questi premi all'avversario, prendiamo 70 perché? Perché l'avversario intende con l'attacco si è reso vulnerabile di 10 in più. Ah, sono aumentati di 40, non 10 in più, 40 in più. Sempre per il discorso che facevo confusione con la debolezza. Ok, fuoco carica, tipica mossa col contraccolpo, che in questo caso consiste in uno scarto di energia, e Blastoise va giù. Bad Dance, molto bad. 170, Dio mio, glieli toglieremo mai. Anzi, non glieli infliggeremo mai. Che schifo. Oh, Charizard. Inizia tu. Ok, vediamo un poco. Elisir. Avanti tutta con Charizard. Considerando che ha un attacco d'ala che ti chiede 3 in colore, sì, dai. Speriamo bene. Benissimo, ma perfetto. Anche buttare questa partita. Però abbiamo la sensazione di avere tutti gli starter in gioco, che è una cosa carina da vedere. Che facciamo? Usiamo lo scambio, Rapigiro, no? Considerando che Venusaur è debole al fuoco, si fa molto male anche con... Ah, vabbè, dai, rischiamo. Tanto è veramente una tortura a prescindere questa partita. Abbiamo lo scambio se qualcosa, quindi ci giochiamo subito Charizard, sperando che ci venga, diciamo, concesso l'attacco d'ala. Il nostro amico decide di scartarsi le energie perché evidentemente ne ha. Io ho guardato poco la telecamera perché proprio per riflesso personale, non lo so. Il problema è che le doppie in colore si accingono a terminare. Attenzione, perché forse questa cosa ci può tornare buona. Sì, io preferisco attaccare con Blastoise in ogni caso. Vediamo un po'. Croce, ma mi sembra ovvio. Vabbè, tra 0 carte e 4 carte è molto meglio così. Elisir è buono. Però, ovviamente, cioè niente è buono. Vai di Rapigiro e poi abbiamo un altro scambio, ossia tirare un'altra mazzata.
Vediamo un po', cioè sono proprio curioso di vedere come finisce. 10 PS alla sconfitta per questo tale un Flame Turbo, che ovviamente però ha affrontato da solo tutti gli starter, quindi insomma, GG, in ogni caso, vediamo un po'. Ok, Fabbro, assegna l'energia. Non può però utilizzare l'ISO, potrebbe utilizzare una fune di fuga. Ok, però c'è, diciamo, l'alternativa in panchina, che malgrado sia un... Ok, benissimo, questa può quasi considerarsi vincente, più sempre per demeriti dell'avversario che per meriti di Enzo, che prende un regalo, 25 monete, quindi spacchettamento bonus e poi saluti. Ho acquistato un Furia Volanti perché praticamente, come tutti su YouTube Italia, sono alla ricerca di Shaving X. Tento la fortuna con un unico pacchetto, purtroppo io sono povero. E vamos. Non ci saranno novità, sicuro. Anzi, ce ne saranno molte, ovviamente. Ok, una rara, Togetic brillanti, brilluccicoso, brillante, come vi pare. E... nessuna carta oggetto effetto. Niente di che, non ce l'avevo, sono contento più che altro per questo, anche se... molto buono per quei deck che tendono a bloccare l'avversario piuttosto che a, diciamo, costruire una strategia personale. Detto questo, io direi che posso salutare chi mi sta guardando, pertanto da Enzo è tutto, ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao!